Per i palermitani è un piano lacrime e sangue, e lacrime e sangue sarebbe stato anche il dissesto, no? Attenzione, non ci prendiamo in giro. A questo punto io darei un minuto ciascuno per trarre le proprie conclusioni su quella che è la situazione ad oggi e lo facciamo in questo ordine, cominciamo con Arcoleo, poi Randazzo, poi Gilarda per chiudere. Arcoleo. Diciamo che la condizione assolutamente del dissesto era da evitare, ed era evitare per la città di Palermo. Il piano di riequilibrio è un piano che ci consente nel tempo di essere rimodulato e quindi dare alla politica che conosce il territorio di riuscire a ricondizionare le eventuali scelte anche delle classi naturalmente future politiche della città. Ripeto, il dissesto non avrebbe consentito nulla. Io rispondo al collega Gerarda dicendo: lei racconta che forse il personale non verrà, non gli verrà aumentato l'orario nel 2022. Col dissesto sicuramente non sarebbe successo. Grazie allora a Rosario Arcoleo, l'ultima battuta per Randazzo. Sì, ovviamente stiamo vivendo una fase drammatica di questa città. Noi non lo vogliamo nascondere, non abbiamo intenzione di nasconderlo, e non per responsabilità del Movimento 5 Stelle, che non ha mai amministrato negli ultimi 20 anni questa città, mentre la devastava il sindaco Cammarata con Forza Italia, a seguire il sindaco Orlando. Noi ci siamo trovati responsabilmente a Roma a dover decidere se fare soccombere la nostra città insieme a tante altre o provare a supportarla. Da lì, insieme ad ANCI, è partito questo percorso. I milioni per la città di Palermo sono possibili soltanto se si approvava, si portava avanti un piano di risanamento per questa città. Questo piano di riequilibrio non brilla, ha tantissime pecche, ma è l'unica opportunità che abbiamo dato a questa città, dove l'alternativa era il dissesto, e il dissesto significa aumento di tutte le tasse al massimo per i prossimi 5 anni, senza possibilità di revoca oltre la vendita della Gesap dal giorno dopo. Questo dobbiamo dirlo. È una situazione difficile, non assolutamente bello. I cittadini palermitani da oggi avranno altri disagi. Speriamo di risolvere tutti gli altri, però dobbiamo essere responsabili e dire le cose come stanno. Bene, l'ultima battuta anche a Gelarda e poi andiamo a chiudere io e Pietro. Cittadini palermitani, quando vi ritroverete l'aumento dell'IRPEF nella prossima busta paga, fra 2 mesi, fra 3 mesi, ricordatevi del Movimento 5 Stelle e del PD che l'hanno fatto passare in aula. Ricordatevi, per i dipendenti del Comune di Palermo, si ricordino che c'erano 12 milioni di euro da parte per portarli full time, e questa amministrazione Orlando questi soldi li ha usati per tappare i buchi, sempre, diciamo, amministrazione Orlando a cui fanno capo il PD e il Movimento 5 Stelle. La politica del fare è quella che la Lega ha messo in campo con i 2 milioni di euro che ha fatto arrivare per le bare, che anche questo sono figlio Non della facciamo capo politica al di sindaco Orlando, Orlando, lo sa bene. e quindi hanno fatto la scelta peggiore e ne pagheranno le conseguenze. Anzi, Non no, diciamo scusate, purtroppo baggianate. ne pagheremo noi le conseguenze, ma i cittadini palermitani se lo ricordano.